Ieri il Deoniano padre Enrico Massetti ha salutato la comunità del Santissimo Salvatore di Andria. Da questo mese, infatti, opererà a Pagliari del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Ascoltiamo il messaggio di padre Francesco Mazzotta. C'è una pagina del profeta di Gibran che mi ricordo sempre perché dice che la gioia e il dolore nella vita dell'uomo vanno sempre a braccetto. Dice a un certo punto: ricordati, uomo, se vuoi essere saggio, che quando la gioia è a tavola con te che mangia, il dolore è sul letto che ti aspetta. Avrebbe dovuto essere una giornata di festa questa, perché è l'8 di settembre, per molti di noi, padri Dioniani, è il ricordo anche dell'ingresso in noviziato, è il giorno in cui cambiano le comunità, almeno sulla carta, quindi inizia il nuovo corso. È un giorno quindi di festa, il giorno della Natività di Maria, che quest'anno è stato un po' coperto dal fatto che è domenica. È un giorno che si preannunciava già un po' triste perché dobbiamo salutare il nostro caro padre Enrico, è un giorno che è diventato ancora più triste perché dobbiamo dire l'addio definitivo al nostro caro padre Antonio Bozza, che stasera ricorderemo anche in televisione alle 21:15 con uno speciale intervista realizzato qualche tempo fa. È un modo per ricordarlo e tenerlo sempre nei nostri cuori. Ci consola almeno il fatto che l'addio, il saluto a padre Enrico non è un saluto definitivo, almeno come quello di padre Antonio. E quindi lo vogliamo ringraziare in questo momento per tutto il bene che ha fatto in questi 7 anni nel santuario, per tutto quello che il Signore ha operato attraverso le sue confessioni, attraverso la sua pazienza, attraverso i tanti servizi che ha fatto, che non si vedono perché c'è qualcuno che ci mette la faccia, c'è qualcuno che appare, ma le cose funzionano tante volte perché ci stanno tante persone che lavorano dietro, che non appaiono e fanno andare avanti la macchina. Non altro, forse è lui che apre la chiesa, la chiude, è lui che fa tanti piccoli servizi. Per questo ti vogliamo dire grazie, grazie penso a nome di tutta la comunità, grazie a nome di tutte le persone che hanno potuto ascoltare in questi anni i tuoi consigli, i tuoi suggerimenti e che hanno potuto anche usufruire della tua profonda umanità e della capacità anche di essere vicino, soprattutto ai più poveri, alle persone che soffrono anche materialmente. Ti diciamo grazie, ti porteremo nel cuore, ti accompagneremo con la nostra preghiera, tu però fai lo stesso nei nostri confronti.